Ciao ragazzi, arriviamo al venerdì 15 e oggi vi propongo due allenamenti. Ognuno può scegliere se fare uno o se fare l'altro. Il primo allenamento sarà all'aperto e si basa sulla corsa. Quindi iniziamo con un riscaldamento di 5 minuti di corsa, corsa lenta. Subito dopo faremo dell'andatura. Cercate di prendere una distanza intorno a 30 metri, 30 passi più o meno. E lì inizieremo con le skip in avanti, si torna con calciata dietro, corsa laterale, tanto a un lato come all'altro, sempre lavorando sui 30 metri, e corsa in avanti, torno, corsa indietro. Ok? Questo lo faremo per due volte. Faremo due giri completo, passa veloce, eh? Subito dopo cominciamo ad alzare leggermente il ritmo. Quindi facciamo delle ripetute, sempre sui 30 metri, dove cerchiamo di andare a una velocità dell'80%, quindi non è al massimo, è un tre quarto più o meno, dove cominciamo a allungare la falcata e faremo 5 ripetute, ok? 5 ripetute. Mi prendo qualche minuto di pausa e dopo iniziamo già con la parte più tosta dell'allenamento che sarà un Tabata. Ok? Bene, visto che è un po' che non lo facciamo, prendo la versione più facile del Tabata, dove tranne che fare 8 sets, faremo 6 set. Ok? Quindi ricordatevi, ogni set sono 20 secondi di alta intensità per 10 di pausa. In questo caso la pausa sarà una pausa passiva, non faremo niente, ci fermiamo sul posto. E la parte attiva sarà un sprint, ok? Quindi iniziamo con i primi 20 secondi, sprint, massima velocità. Suona il timer, ci fermiamo sul posto e aspettiamo che suoni ancora. E lo faremo così per un totale di 6 volte. In totale saranno 3 minuti. Ci prendiamo altri 3 minuti di pausa. Ci riprendiamo. Ricordatevi sempre che dobbiamo farlo al 100%. E rifaremo ancora altri due Tabata uguale, ok? Con quella pausa di 3 minuti. Finito questo, che sicuramente staremo stanchi, faremo 15 minuti di corsa lenta, andremo a casa e facciamo i nostri 10 minuti di stretching. Bene ragazzi, secondo allenamento. Innanzitutto iniziamo con un riscaldamento di mobilità articolare dinamica, eh? Già lo sapete fare, prendete 10 minuti, riscaldate bene le caviglie, perché il workout tendrà il salto della corda, ok? Quindi il workout di oggi è molto dinamico da fare a casa anche, dove faremo un primo minuto di salto alla corda, 30 secondi di un esercizio, 30 di pausa. Ok, adesso passo a dirvi ognuno degli esercizi che faremo. Quindi iniziamo. 1 minuto, salto la corda. 30 secondi, squat. 30 secondi, pausa. Parte l'altro minuto, corda. Plank, vado a terra. 30 secondi di plank. 30 di pausa. Subito dopo, 1 minuto di corda. Affondi all'indietro, 30 secondi, 30 secondi di pausa, 1 minuto di corda, plank, 30 di pausa, 1 minuto di corda, facciamo dei push-up, 30 secondi, scendo bene in estendo, 30 di pausa, 1 minuto di corda, plank, 30 secondi, 30 di pausa. E l'ultimo, la ultima parte, faremo 1 minuto di corda, jumping jack, 30 secondi, 30 di pausa. E abbiamo finito il workout. Faremo 3 minuti ancora di pausa e lo ripetiamo per due volte. Ricordatevi lo stretching. Buon weekend!